Mister Gino Monaco, tanta delusione, la Libera esce al primo turno, non è, tanta, non è tanto questa la delusione, credo forse il fatto di non essersela giocata al massimo e soprattutto di aver subito un gol a 30 secondi dalla fine tranquillamente evitabile. Bene Nel calcio a 5 ci sta che si può prendere un gol a 30 secondi dalla fine. Il rammarico è che pur essendo ehm, la migliore squadra come reti realizzati in campionato abbiamo fatto due gol, uno sul tiro sul tiro libero e un altro su calcio di rigore. Questo spiega un pochino la partita, oltre alle parate del portiere avversario. Eh, non siamo stati lucidi eh, nei momenti importanti. Eh, C'è stato un malinteso alla fine, eh, non hanno capito che dovevamo stare ancora indietro, però ci può stare, presi dalla foca siamo andati avanti e abbiamo preso il gol a 30 secondi dalla fine. Comunque faccio i complimenti alla squadra avversaria che eh, ci ha tenuto corda, ha fatto la sua partita, ci ha messo in difficoltà. La finaletta è così: trovi dalla prima all'ottava tutte, tutte squadre eh, forti che ti possono, chiunque può vincere contro chiunque. È andata così, eh, speriamo che, che il futuro insomma, ci riserva eh, situazioni migliori. Non so se credi un po' a certi episodi che magari si ripetono più volte, però questa eliminazione è un po' come anche la Final Four di C2, eh, anche lì in Coppa ci fu un approccio sbagliato. Ecco, eh, è questo un segnale forse anche di una mancanza di esperienza per questo tipo di competizioni che sono diverse dal campionato? Sicuramente ci vuole esperienza, però bisogna arrivarci anche al top. Eh, noi nelle feste di Natale abbiamo un po' caricato. Negli ultimi giorni abbiamo fatto dello scarico, forse i ragazzi erano, non stavano al 100%, però siamo stati anche nei primi minuti poco, poco lucidi. Eh, non cercavamo il compagno per metterlo nella condizione di fare gol, eh, si girava la palla lentamente, eh, non, non sfruttavamo il campo nella sua ampiezza, quella era la nostra forza, giocare sulle linee laterali. Eh, purtroppo è andata così, può capitare. Il rammarico, come hai detto tu, è perdere a 30 secondi dalla fine. Mise per chiudere, l'impressione è sempre che la Barrese sia la squadra favorita, anche se in queste competizioni partita secca poi può succedere di tutto. Certo, io lo dico sempre, la partita la, è come la Champions League, eh, tante sono le squadre forti, eh, la Barrese è certamente di un altro livello, poi alla fine vince sempre una sola. Eh, se guardiamo la Champions League di calcio è così, no? tante squadre forti poi vince, vince sempre una sola e c'è la delusione per le altre squadre. Noi devo dire che dobbiamo essere contenti del cammino fatto finora, certamente l'obiettivo era almeno di superare il primo turno, eh, ripeto, non ci siamo arrivati nelle condizioni ottimali.